tutte le mamme, che sono tante, che hanno chiesto la piccola muletta, volevo ricordare che esistono anche cagnolini dalla piccola e tra tutti la più dolce di tutti è Cicina. Tu amore mio, Cicina è una cagnolina dolcissima e piccolissima ed è la mamma di tutto quel gruppo di ragazzi che stanno partendo in questo periodo. È una cagnolina molto molto timida che a stento accettava di essere toccata e per lungo tempo, Tony? Sì. Ma che ora è diventata uno zucchero. Ora quando ti vede esce dalla cuccia e viene a trovarti. Sempre mi viene a salutare. È una cosa, ecco, vedi, ti dai i bacetti. Cicina è una cagnolina molto dolce e molto timida. E non è stato facile abituarla a vivere qui in questa grande confusione. Lei è una bimba che ha bisogno di una guida. E ha bisogno di una mamma di riferimento. Sono orgogliosa che mi abbia preso un po' come riferimento, forse perché l'ho seguita quando aveva i problemi alla codina di cui parlavo prima. Lei, quando l'abbiamo presa, aveva un dente conficcato nella coda di qualcuno che l'aveva morsa e quindi le stava facendo infezione. Ora è passato tutto, lei è stata una mamma fantastica che ora ha spezzato la sua prole e quindi è pronta per partire. Aveva avuto una richiesta di una mamma che poi, insomma, ha visto come un po' complicato il fatto che lei fosse un pochino timida e quindi ha deciso di rinunciare ed è ancora qui. Allora io lo volevo ricordare a tutte le mamme che hanno chiesto di Nerina. Lei è un'altra piccolina che peserà 7 kg, Nerina? 6-7 kg? È piccola, è dolce, è un amore di cane. Ha bisogno di essere amata. Ha un altro carattere rispetto a Lina, che è una valanga, cioè Moretta, io la continuo a chiamare. Moretta, lei invece è dolcissima, lei è veramente uno zucchero. Ha tanto bisogno di essere adottata, è una cagnolina facilmente gestibile in casa e quindi chiamate per questa meraviglia, perché non posso credere che rimanga qui al rifugio. I suoi occhi dicono tutto, ne ha passate tante, ha partorito sotto un forno, da sola, al buio, perché i signori che l'avevano presa l'avevano chiusa lì dentro per farla stare protetta e si spaventa un pochino di tutta questa confusione, quindi aiutiamola a trascorrere un capodanno a casa. Natale non possiamo dirlo, un capodanno a casa condividete a manetta per questa meraviglia taglia piccola cane che tutte le mamme desiderano avere con sé. È vero, il cane più dolce del mondo. Il cane più dolce del mondo, e lo dicono i suoi occhi. Sì, perché poi lei sta sempre dentro la casetta, perché vuole una casina, perché vuole stare tranquilla, non vuole essere disturbata. Ma certo, che ci fa? Un cane di taglia piccola non si trova bene in un rifugio, ha molta più difficoltà con queste valanghe, compresi i suoi figli, che fanno una gran confusione. Guarda che sta facendo questo qui sotto. Basta, inquadra sul ma gli stai prendendo la mamma? Che lo so, ma la mamma vuole stare pure un po' in pace, ha già dato tanto la mamma, è vero amore mio? Chiamate per lei, si chiama Cicina perché è il cane più dolce del mondo, il nome dice tutto e lo dicono i suoi occhi. Condividete a manetta, come diciamo noi. Guarda che sta, okay? Tremando. Sì, ok, ciao a tutti da Cicina.